Benvenuti sul canale di Liberi Oltre da Luigi Calabrese. Quest'oggi abbiamo una puntata speciale della rubrica Scienze e Tecnologia in cui parleremo di Amazon. Amazon vista come opportunità, vista come piattaforma di sviluppo per i piccoli business, direi anche non solo piccoli, ma anche aziende che hanno già avuto, diciamo, un certo sviluppo, che possono quindi utilizzare questa piattaforma ai fini dello sviluppo del loro business. E per fare questa chiacchierata abbiamo pensato di invitare tre esperti di questo tema. Introduciamo brevemente, sono Franca Satta, Michele Principi e Davide Nicolucci. Benvenuti. Ciao. Ciao, grazie. Bene, allora per diciamo spiegare brevemente ai nostri ascoltatori chi siete, vi lascio 30 secondi, un minuto al massimo a testa per spiegare al nostro pubblico chi siete e cosa fate. Iniziando da Franca, poi Michele e poi Davide. Sì, ciao, sono Franca. Allora, ho fatto vari corsi di digital marketing sia in UK che in Italia, ho una laurea in economia. Dopo varie esperienze sia nel digital marketing turistico sia nel settore eventi, ho iniziato come Amazon Specialist inizialmente per l'Italia in un'azienda privata a Londra, in UK, e adesso ne sono responsabile per un'altra azienda per tutta l'Unione Europea per quanto riguarda Amazon, per un'agenzia, diciamo, di marketing. Ciao a tutti, mio nome è Michele Principi, sono un venditore Amazon, seppure in senso più ampio, diciamo un venditore di e-commerce, quindi ho un mio brand che vendo su svariati canali, tra cui Amazon, Etsy, e sto lanciando il mio Shopify. Ho iniziato questa attività un paio di anni fa circa, precedentemente facevo il commerciale a Londra nel settore tech. Oggi Amazon è praticamente ciò che vivo e respiro quotidianamente. Da circa un anno con Davide abbiamo cofondato lo spin-off italiano della sua agenzia, che è già da qualche anno, con cui fondamentalmente supportiamo le piccole e medie imprese italiane, anche qualcuna di un po' più grande, a operare su Amazon, vendere meglio, migliorare le loro performance con tutta una serie di attività che vanno dall'advertising all'ottimizzazione del catalogo, a tutta una serie di attività parallele. Bene, lascio la parola a Davide. Ciao, grazie per l'introduzione, Luigi. Mi chiamo Davide Nicolucci, sono originario di Catania e al momento sono basato a Phuket. Michele, non ti preoccupare, puoi dire anche che aiutiamo grosse imprese. Il cliente che abbiamo adesso è abbastanza grosso. Sì, sono il fondatore di Growth Hack Consulting a Hong Kong dal 2017, lavoro nel digital marketing dal 2010 e dal 2014 ho lavorato con due dei maggiori Amazon seller cinesi basati a Shenzhen. E al giorno d'oggi la nostra agenzia è un partner ufficiale dell'Amazon Advertising Team. Abbiamo aperto appunto in Italia la branch italiana, lo spin-off con Michele, siamo partner, e per quanto riguarda il lato globale, sì, abbiamo una serie di servizi per seller e anche per me vivo e respiro questo business dal 2014, insomma, quindi grazie per avermi qua. Grazie a voi. Bene, quindi vista l'esperienza di voi tre, inizierei magari da Michele, chiedendovi perché questo tipo di piattaforma in Italia è vista, diciamo, da tanti con sospetto e non è, diciamo, sfruttata. Amazon può essere vista come un'opportunità ancora inesplorata per la stragrande maggioranza delle PMI italiane. Iniziamo da Michele magari su questo. Dunque, ci sono una serie di fattori, secondo me, su un doppio fronte, sia dal lato consumer che dal lato imprenditoriale stesso. Allora, lato consumer, e questi sono questi trend che stanno cambiando dall'anno scorso, non voglio dire grazie, ma a causa della pandemia, ovviamente. Lato consumer, sicuramente, intanto la popolazione italiana è piuttosto vecchia, diciamo così. Ovviamente le fasce d'età prevalenti sono quelle un pochino più anziane, e queste fasce d'età tradizionalmente non adottano rapidamente trend, come dire, nuovi trend come l'e-commerce.
Oltre a questo ci sono tutta una serie di problemi legati alla lingua, alla logistica, problemi legati all'accettazione di alcuni metodi di pagamento che sono lo standard nei paesi occidentali, carte di credito, eccetera, eccetera. Quindi questo lato consumer ha sempre frenato un pochino l'adozione, non di Amazon, ma di tutto ciò che acquisto online. Altri fattori, direi sicuramente la tradizionale preferenza degli italiani, così come di tante altre popolazioni, ovviamente per il retail tradizionale, cioè l'esperienza dell'acquisto fisico in negozio. Tutto questo ovviamente si può vedere come una sfida, ma anche come un'opportunità per le aziende che invece vogliono conquistare le share di mercato online. Lato aziendale invece probabilmente è più una questione di, direi proprio, cultura aziendale e questo, come dicevo, ho lavorato per anni in consulenza nel settore tech e lavoravo soprattutto nel mercato italiano. Si è sempre visto nelle aziende italiane questo struggle, questo problema costante nel riuscire a separare le diverse attività che fondamentalmente sono afferenti a due aree, il running quotidiano e la necessità di evolversi, la necessità di studiare nuovi trend per tenersi al passo. Le aziende italiane queste nell'e-commerce non lo fanno benissimo ancora, stanno muovendo perché l'anno scorso c'è stata un'evoluzione totale, sia lato consumer sia lato aziendale, quindi si è capito che bisogna investire soprattutto tempo, soprattutto risorse, capitale umano, soprattutto per cercare di catturare questo trend, perché adesso siamo nella fase degli early movers, quasi. Chi adesso arriva su Amazon o ci è arrivato da qualche anno sta veramente vedendo dei grossi benefici. Chi non si sta muovendo in questo momento purtroppo sta un pochino perdendo il treno e farà sempre più fatica. Lato aziendale, probabilmente degli altri fattori sono anche il reperimento stesso delle risorse, nel senso dove trovare la conoscenza necessaria per vendere su Amazon, la necessità di comprendere che, parlando solo di Amazon, ma questo si applica a tutti i marketplace, non basta mettere il proprio catalogo tradizionale e schiapparlo su Amazon, ci vuole una presentazione adeguata, ci vuole una conoscenza, un'expertise che, ad esempio, agenzie come la nostra hanno, altre agenzie in Italia hanno, all'estero questo settore è molto più sviluppato, in Italia piano piano si sta sviluppando, le aziende si trovano di fronte a questo bivio praticamente, esternalizzare questo tipo di servizio oppure assumere risorse adeguate. All'estero, ora non voglio fare l'esterofilo, però paesi un pochino più, come dire, dove l'e-commerce è stato adottato già da tanto tempo, ovviamente UK, Germania, parlando dell'Europa, è abbastanza comune trovare figure come un head of Amazon, head of e-commerce, Amazon specialist come ad esempio Franca, eccetera, eccetera, dentro fondamentalmente qualsiasi azienda che abbia qualche attività online. In Italia magari questa attività tante volte una PMI preferisce farle fare a uno stagista o qualcuno, qualche risorsa relativamente junior, perché non si dà la giusta importanza e non si vede la potenzialità che c'è dietro un canale come Amazon. Invece aziende che sono un pochino più visionarie investono su questo fronte, se non per un ritorno a brevissimo termine, perché sanno che tra 2, 3, 5 anni Amazon sarà magari il 30% del loro reddito. Sto dilungando un pochino, però questi sono i fattori secondo me principali. Grazie. Sì, e poi mi dicevi che soprattutto magari per i business più piccoli, ecco, Amazon può essere vista come una vera e propria palestra imprenditoriale, perché ti permette di fare business, di sviluppare il tuo business in modi completamente nuovi e diversi dall'usuale. Sì, sicuramente. Amazon così come altre piattaforme sicuramente, però Amazon è il player principale, permettono a veramente dei ragazzi come me di avviare un'attività con una struttura molto snella, fondamentalmente da soli o con un paio di assistenti virtuali che possono essere, ad esempio, la maggior parte delle persone li impiegano dalle Filippine perché sono personale estremamente qualificato per una parola inglese. E poi arrivare ad avere un'attività che genera milioni di fatturato. Io non ho un network personale, svariati amici, venditori su Amazon, che hanno business che generano diversi milioni di dollari di fatturato per anno, sono letteralmente dei piccoli team, cose come, non so, 4, 5, 10 persone a dir tanto. Tutto questo è impensabile se pensi a un'attività tradizionale che uno può aprire nella propria città. Altro fattore che personalmente per me è una sfida, è sempre stata una sfida molto interessante, è il fatto che ci si può espandere rapidamente perché ci si affida a una macchina enorme come Amazon, una piattaforma online, al loro sistema di logistica.
Questo permette di vendere fin dall'inizio fondamentalmente tutto il mondo. Ovviamente ci sono dei limiti dati dal capitale a disposizione, magari le lingue, insomma qualche limite c'è. Però virtualmente, io ad esempio personalmente, in circa 2 anni ho venduto in adesso 9 marketplace globali. Ora mi concentro soltanto su Nord America, però appunto già il fatto stesso che io possa dire io vendo prodotti in Nord America, vendo prodotti in tutti gli Stati Uniti, in tutto il Canada. Tradizionalmente questo non sarebbe stato possibile. E oltre a questo, ovviamente, personalmente trovo molto interessante il fatto che vendere prodotti online, soprattutto su Amazon, è un processo... Si vede un po' in un modo semplificato se non conosci la realtà di questo business. Sembra semplicemente, si compri in qualche mercato più economico, lo metti su Amazon, ovviamente c'è un markup. Ma in realtà il processo è molto più complicato perché coinvolge, appunto... Più che coinvolge, devi sviluppare competenze molto avanzate di sourcing, quindi trovare il tuo prodotto, trovare fornitori in paesi, tradizionalmente Cina, ma ci sono tanti altri mercati. Marketing molto avanzato, ciò che io e Davide facciamo come aiutiamo l'azienda. Branding, customer service, copywriting. Ci sono tantissimi, un intero settore industriale, non è una semplice attività, ecco. E soprattutto all'inizio, quando devi iniziare a capire un po' di tutte queste aree, personalmente la trovo un'attività estremamente interessante, formativa, una vera e propria palestra, appunto. Bene, grazie Michele. Passiamo a Davide. Davide, dal suo osservatorio privilegiato sui movimenti amazoniani, diciamo, ha visto un po' l'evoluzione di Amazon FBA, che diciamo questo settore, questa parte di Amazon che ti permette di vendere prodotti acquistati direttamente su Amazon anche. Quindi vorrei capire un attimo com'è stata l'evoluzione negli ultimi anni di questa tipologia di vendite e diciamo ti chiederei Davide se puoi farci un overlook dall'inizio fino ai giorni nostri. Allora, io ho cominciato a vendere su Amazon, quindi a lavorare per aziende che vendono su Amazon, che facevano numeri abbastanza importanti, si parla di milioni di dollari al mese, e nel 2014. Io venivo da un background di social media marketing e di search engine optimization, quindi SEO, e ho cominciato a vedere appunto questo nuovo mondo. Io, provenendo comunque dall'Europa, trasferendomi in Cina, ho visto un nuovo mondo appunto di tutto questo Amazon FBA business, ed era incredibile vedere che già a Shenzhen, la città che noi chiamiamo degli Amazon seller, perché dove la maggior parte dei venditori cinesi è basata è a Shenzhen, perché c'è una specie di facilitamento del governo per vendere prodotti online e fare cross border e-commerce, quindi a Shenzhen. E ho visto proprio questo enorme networking di venditori. Una cosa che non avevo mai visto da nessun'altra parte, specialmente in Europa, è che in quel momento non c'era neanche tanto negli Stati Uniti, però le cose stavano cominciando un po' a svilupparsi. Quindi dal 2014 al 2015 c'è stata proprio questa gold rush, come si potrebbe definire, in cui era semplicemente come Michele ha detto, come non lo è più praticamente. Compri qualcosa su un marketplace che prima poteva essere Alibaba, oppure fare un semplice ordine da una fabbrica in Cina, schiaffarlo su Amazon, non serviva neanche mettere il proprio brand e ti vedevi migliaia e migliaia di euro, di dollari in revenue mensile, settimanale, poi dipendeva da quanti SKU, da quanti prodotti avevi in listino su Amazon. Comunque non era abbastanza difficile vendere tanto su Amazon. C'erano molti meno concorrenti, c'erano molte meno restrizioni, c'erano molti meno controlli, e quindi tutta una serie di cose che facilitava moltissimo sia il venditore sia comunque la concorrenza sporca anche. Queste due cose vanno un po' di pari passo su Amazon, perché come in tutti i grossi marketplace o in tutti i grossi business in cui si può fare tanto denaro, c'è anche chi prova a rompere un po' le regole. Questo è un po' un argomento sul quale mi sono focalizzato negli ultimi anni e ho ricevuto anche un po' di esposizione importante, appunto perché facevo vedere al mondo dove gli altri giocavano sporco. Quindi sì,
cominciando da un marketplace, Amazon, e-commerce, quindi online shopping, non brandizzato, perché il fattore principale per il consumatore per il quale gli conveniva comprare su Amazon era non soltanto il prezzo, ma anche il fatto di poter vedere le recensioni, perché le recensioni sono sempre state molto molto importanti per Amazon, e il fatto di avere il reso gratis entro i 30 giorni dalla data dell'acquisto. Quindi io mi ricordo che se un venditore fosse cinese o americano, a parità di prodotto, perché alla fine il prodotto, io vendevo power bank, quindi batterie esterne con i cinesi, il prodotto viene fatto in Cina, quindi chi può avere il prezzo migliore? Il cinese ovviamente, perché è vicino alla supply chain, vicino alla logistica, vicino al fornitore, e riesce a fare il prezzo migliore. Quindi a parità di prodotto vince chi fa il prezzo minore, perché alla fine il consumatore compra Amazon, non compra quel brand o quell'altro brand. Questo ancora nel 2015, fino a una buona parte del 2016. Nel 2016 vediamo che già Amazon comincia, riconoscendo che ci sono tanti più venditori, che insomma lo spazio si sta un po' stringendo, però comunque la torta si allarga. Questo è sempre un aneddoto che raccontavamo nelle conferenze. Ok, vuoi vendere su Amazon? Sai che avrai una fetta di torta più piccola, però la torta si sta allargando, quindi comunque c'è molto più potenziale per fare soldi adesso, e questo è anche il motivo per il quale si possono fare tantissimi soldi anche in Italia. E come diceva Michele prima, chi ha la visione a lungo termine fa bene a entrare adesso in questo gioco. Quindi nel 2016 cominciamo a vedere che Amazon comincia ad aumentare le restrizioni, soprattutto per quanto riguarda le recensioni. Fare recensioni fasulle non è più tanto facile, le recensioni incentivate, c'è stato anche un servizio sulle Iene nel quale sono apparso appunto per le recensioni false su Amazon, che ancora purtroppo continuano a succedere, e però comunque ci sono molte più limitazioni. Il brand registry, del quale penso che Franca parlerà dopo, è una cosa molto importante, Amazon l'ha spinto prepotentemente tra il 2016, 2017, 2018, e adesso nel 2021 quasi non riesci a vendere su Amazon se non sei registrato sul brand registry, quindi è una cosa molto importante. È tutta un'altra serie di tool, di strumenti per i venditori, come piattaforma di advertising molto più avanzata, perché ovviamente, come diceva Michele adesso, non basta più mettere il prodotto, mettere un brand name e basta, e aspettarti le vendite. Questo non succede. Se fai una cosa del genere, ha semplicemente perso i soldi dello stock che compri dalla Cina o da dovunque sia, perché non lo venderai su Amazon. Hai bisogno di tutta una serie di marketing, tutta una serie di strumenti che Amazon ti mette a disposizione adesso. Adesso Amazon diventa da un marketplace anonimo che offriva un backup, una protezione al cliente con il reso in 30 giorni e con le review che nella maggior parte dei casi potevano essere veritiere, a un marketplace che invece privilegia i brand. Quindi questa è la differenza grossa. E secondo me questo è il punto di forza e il fattore molto interessante per le aziende made in Italy. Perché noi siamo bravissimi col brand. Ok, adesso con Amazon, con la piattaforma di Amazon, che come diceva Michele, ti mette davanti all'intero mondo. Cioè con Amazon, con un account o con gli stessi dati della tua azienda, puoi vendere negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, negli Emirati Arabi, dappertutto, e ovviamente anche in Europa. E sei comunque protetto dalla piattaforma di Amazon. Quindi noi come italiani, che siamo molto bravi a fare branding, a fare questa, a mostrare il nostro nome, la nostra qualità, secondo me questo è davvero un potenziale enorme per le aziende italiane al giorno d'oggi, perché Amazon sta cercando di trasformare, anzi l'ha già trasformato il proprio marketplace in un marketplace per brand. Beh, chiederti perché conviene vendere su Amazon mi sembra superfluo, insomma. Sì. Ho spiegato con sufficiente dettaglio il perché conviene. Bene, allora approfondiamo magari con Franca, che è una Amazon specialist, proprio questi temi della registrazione del brand, quindi brand registry e brand protection, e poi magari cerchiamo di capire quali sono i servizi che Amazon offre nello specifico per le startup. Sì, come diceva appunto Davide, ci sono tantissimi competitor, soprattutto cinesi. Credo che la metà dei venditori su Amazon siano appunto cinesi, e in realtà stavo leggendo che il 70% dei nuovi venditori che sono entrati nell'ultimo anno sono appunto cinesi. Quindi
Loro hanno questo grandissimo vantaggio che è quello del prezzo, è per questo che le piccole e medie imprese italiane o in generale comunque le aziende che vogliono vendere su Amazon devono assolutamente registrare il proprio marchio sulla piattaforma. Registrando il proprio marchio sulla piattaforma avranno accesso anche a un'altra serie di servizi che Amazon dà, che sono per esempio il contenuto chiamato A+, che è quello che si può trovare sotto il titolo e i bullet point della descrizione del prodotto, che sono che su desktop si vedranno successivamente i bullet points, mentre sulla piattaforma mobile sarà il primo contenuto che le persone vedranno, i clienti. In più si potranno accedere a quelle che sono le sponsor brands campaigns, che potranno essere dirottate anche in quello che si chiama Amazon Store, che è praticamente il sito web del proprio marchio, della propria azienda su Amazon. Un'altra ulteriore cosa importantissima, secondo me, della registrazione del marchio su Amazon è quella che si chiama Brand Analytics, ovvero Amazon, nella parte della Seller Central, fa vedere quelli che sono i tuoi competitor a seconda delle parole chiave, anche cosa stanno cercando nel mercato di riferimento esattamente. E addirittura, no, questo non accade in Europa, ma accade in America. Si possono vedere anche l'età delle persone che hanno acquistato i prodotti, se sono uomini, sono donne, quindi una serie di dati importantissimi per capire qual è il proprio mercato di riferimento e quindi anche indirizzarsi in maniera specifica verso questo tipo di mercato. Stavo guardando proprio poco fa alcuni dati delle aziende, delle imprese, piccole e medie imprese italiane su Amazon e ho trovato un articolo appunto proprio nella piattaforma Amazon che dice che sono all'incirca 14.000. Diciamo che sono cresciute tantissimo anche soprattutto nell'ultimo anno, anche grazie a quella che è l'Agenzia per il Commercio Estero italiana, che ha pompato un po' tramite un accordo con Amazon la pubblicità del brand Made in Italy sul mercato globale di Amazon. Ecco. Riprendo invece il discorso del marchio registrato, una cosa che è successa a me anche 2 settimane fa è la protezione che Amazon dà verso chi ha registrato il proprio marchio sulla piattaforma. È quella che è successa per esempio 2 settimane fa a me per un mio cliente. Ho scoperto che alcuni venditori cinesi stavano vendendo e avevano creato una cover per uno smart notebook di un mio cliente e approfittando del fatto che questo smart notebook è famosissimo ormai in tutto il mondo, loro vendevano la cover. Ho fatto la segnalazione ad Amazon e Amazon ha rimosso tempestivamente comunque quelle che sono le loro offerte sulla piattaforma stessa. Un'altra piattaforma, un altro servizio che Amazon dà per quanto riguarda le startup, che uso molto spesso, anzi sempre diciamo, perché più che altro in questo momento le aziende con cui collaboro sono startup americane, è Amazon Launchpad, che è importantissimo perché non solo dà accesso a altri tipi di formati anche per quanto riguarda il contenuto, anche un E-plus particolare, eccetera, ma soprattutto hai quello che viene definito un account manager di Amazon che ti segue a scadenza settimanale o bisettimanale con cui tu comunque definisci quella che è la strategia, anche le offerte, le varie promozioni del brand. E appunto aiuta anche a espandere la visibilità di questo brand perché viene inserito proprio questo prodotto in una sezione particolare che è quella appunto delle startup. Ottimo. Bene, allora a questo punto non ci resta che chiedere a Michele, che cosa serve per iniziare? Quanto capitale serve? Quali skills? Quali competenze? Diciamo, da dove partiresti? Allora, magari questa domanda si può affrontare da un doppio punto di vista. Dimmi te come preferisci, se come esperienza personale come seller, così come raccontavo un'esperienza
fondamentalmente non chiunque, però chiunque con un po' di capitale e attitudine imprenditoriale può iniziare, o magari anche lato aziendale, cosa occorre, come preferisci che... Mettiamoci nei panni di una startup che vuole iniziare a vendere i suoi prodotti su Amazon. Ok, allora in questo caso è decisamente probabilmente un pochino più challenging rispetto a un'azienda che decide di aprire Amazon come canale commerciale. Faccio una piccola premessa: su YouTube, su internet in generale, così come è cresciuta tutto il settore Amazon, è cresciuto anche tantissimo il settore di esperti che parlano di Amazon. Alcuni sono autentici, alcuni non molto autentici. C'è molta cattiva informazione, scusate l'inglesismo tradotto male, insomma c'è tanta scarsa qualità di informazione riguardo a cosa occorre realmente oggi per vendere su Amazon. E quindi magari è importante chiarire un po' questo. Si può trovare qualcuno che ti racconta che si può iniziare a vendere su Amazon con un capitale di 1.000-2.000 euro. Questo non è vero. Parlando soltanto di capitale, io stimerei perlomeno per iniziare qualcosa come 7.000 euro. Probabilmente bisogna tenersi una fascia un pochino più alta per avere realmente chance di fare bene e per darti il tempo di far crescere il tuo business senza la necessità di tirare fuori fondamentalmente profitto per campare, diciamo così. Questo lato capitale. Lato attitudinale, io penso che serve una visione a lungo termine, molta resilienza, molta perseveranza, perché come dicevamo, tutti questi programmi di cui raccontava Franca, ad esempio, sono nati per aiutare il venditore e per offrire un'esperienza migliore al cliente finale. Questo perché Amazon, essendo diventata una piattaforma competitiva, come raccontava Davide, a un certo punto è diventata una sorta di grande Balaam dove c'era un'enorme competizione, venditori di tutte le parti del mondo che fanno le peggiori pratiche possibili. Questo per dire che ci sono una marea di sfide che vengono col vendere su Amazon. Normalmente qualsiasi venditore a un certo punto affronta una serie di problemi. È impensabile pensare che, come dire, il processo di vendere su Amazon sia regolare e privo di intoppi. Succederà sempre qualcosa a qualsiasi livello, sarà sempre una sorta di roller coaster emotivo, diciamo così, perché ovviamente una volta che hai investito molto capitale, soprattutto in stock, può esserci tanto stress che nel momento in cui, ad esempio, ti bloccano l'account per un mese. Quindi la perseveranza è veramente, veramente necessaria. Terzo fattore, che personalmente forse è il più importante per me, per nella mia esperienza ormai da un po' più di 2 anni, è stato il più importante, veramente le persone che conosci. In questo senso io credo nel valore delle cosiddette mentorship, cioè pagare per avere qualcuno che ti possa seguire ed aiutare, ma anche probabilmente molto più di valore è sviluppare relazioni umane sincere, amicizie con persone più esperte, e che per amicizia, perché alla fine dei conti chi fa questo tipo di attività sono tutti ragazzi più o meno, insomma, magari dai 20, dai 30, 40, che vogliono, fondamentalmente imprenditori, che vogliono appunto far parte di questa gold rush, come la definiva giustamente Davide. E quindi c'è sempre una... Io apprezzo tantissimo questo, c'è una forte propensione ad aiutarsi reciprocamente. Personalmente, da quando ho iniziato a fare questo percorso, mi sono anche trasferito all'estero, sono stato tra Thailandia, di nuovo io a Londra, dove già c'è una buona comunità di Amazon seller, poi mi sono trasferito in Thailandia, ho passato un periodo a Bali, adesso sono in Messico. In questi posti, nei cosiddetti hub digital nomad, è facile trovare altri venditori Amazon. Io personalmente mi sposto anche in base a questo, mi piace conoscere persone di questo tipo e questo realmente ti aiuta. Perché semplicemente vuoi conoscere persone che siano sempre aggiornate su cosa succede in questo mondo. Probabilmente, di nuovo, ritornando al discorso di prima, il mindset, la perseveranza è la cosa più importante di tutte, e la visione a lungo termine, la stessa che poi, per riallacciarsi al discorso delle aziende, devono avere anche le aziende. Non puoi aspettarti di fare grosse somme di fatturato dall'inizio, ci vuole tempo prima che i tuoi prodotti diventino un pochino affermati, accumulino le recensioni che poi portano più vendite. Non è un qualcosa che avviene da un giorno all'altro. Ovviamente, però, con questa visione a lungo termine, poi si può effettivamente sviluppare un business che altrimenti sarebbe di volumi che sarebbero altrimenti impensabili, come dicevamo. Non è raro incontrare dai cosiddetti six figure, cioè venditori che fanno più di 100.000 euro, dollari annui, che ormai personalmente sono quasi semplici da raggiungere.
a seven figure, cioè che raggiungono 1 milione di fatturato anno, a ormai, soprattutto grazie alla pandemia, 8 figure, cioè che vanno oltre 10 milioni di fatturato anno. Come dicevamo, l'anno scorso, grazie alla pandemia, i volumi sono cresciuti tantissimo e la maggior parte dei venditori ha visto una buona crescita. Spero aver risposto alla tua domanda. Grazie Michele. Grazie a te. Ma perché proprio Amazon? Diciamo, è il più grande, ok, questo lo sappiamo, ma non possiamo magari anche pensare, mettendosi sempre nelle scarpe di uno startupper, di magari utilizzare altre piattaforme, no? Piattaforme come, non so, vendere su Facebook magari, oppure utilizzare anche altri marketplace. Diciamo, cos'è che rende Amazon così, attrattivo, vincente, ecco, come dire, Davide? Amazon ha creato la piattaforma più che gode della maggior fiducia da parte del consumatore. Scusa, tra l'altro, era una domanda di volta a me ancora, Davide? Possiamo fare Michele e poi Davide, va bene lo stesso. Okay. Semplicemente Amazon ha creato la piattaforma online, il marketplace, che gode della maggior fiducia dei consumatori. Come dicevamo, anche in Italia, ad esempio, dove le persone non si fidano ancora tantissimo a mettere i propri dati della carta di credito su un sito, probabilmente la maggior parte di noi e dei nostri amici già hanno un account Amazon con i dati della carta di credito già inseriti. Questo dimostra quanto le persone si fidano di Amazon. Quindi, semplicemente, come startupper, mettere il proprio focus su una piattaforma che è così già forte, affermata, è semplicemente segui la regola dell'80-20, giusto? Fondamentalmente il 20% dei tuoi sforzi darà l'80% dei risultati. In questo senso Amazon è il canale sul quale puntare. Credo che a lungo termine, di nuovo, ha senso puntare su più marketplace, ma in fase iniziale puntare su Amazon significa che capitalizzi tutti i tuoi sforzi messi sullo sviluppo di una linea di prodotto e li capitalizzi sulla piattaforma più che gode del maggior volume di traffico, della maggior fiducia ai consumatori, sul quale i consumatori vanno con l'intenzione di acquistare. Per tornare a quello che accennavi tu, ad esempio Facebook, sì, sicuramente è una grande piattaforma e le persone ci passano le ore, però su Facebook le persone non necessariamente sono nello shopping mode, mentre su Amazon sì. Quindi se il tuo prodotto lo vedono su Amazon, e per vederlo su Amazon tu già devi investire capitale, tempo, imparare come fare. Se le persone lo vedono su Amazon, probabilmente ogni X persone che vedono qualcuno compra. Su Facebook questa percentuale potrebbe diminuire moltissimo. Oltre a questo, per ritornare al discorso di prima, Amazon è cresciuta così tanto, incentiva così tanto il programma FBA, perché sa quanto è attrattivo per un venditore come me, ad esempio, o per le aziende, perché il loro programma di logistica ti permette di scalare in un modo che un Facebook, un Etsy o eBay, non sono esperto di eBay, personalmente conosco bene Etsy, però queste piattaforme non hanno un programma di logistica, quindi se io volessi vendere gli stessi volumi negli Stati Uniti tramite altre piattaforme, non dovrei soltanto gestire le pagine prodotto, ma anche il lato logistica, o trovare partner. Nel momento in cui lo faccio con Amazon, tutto è più spedito, più rapido, e vendere da 10 unità al giorno a 10.000 virtualmente non cambia nulla per il venditore. Quindi il fattore scalabilità è veramente, veramente importante. Davide, hai qualcosa da aggiungere? Sinceramente c'è poco da aggiungere, Michele l'ha detta perfettamente. E no, alla fine il motivo è questo, perché scegliere Amazon? Semplicemente perché Amazon sta costruendo un nome sull'e-commerce. Ci sarà un motivo per il quale è il marketplace più grosso nel mondo occidentale, perché ovviamente non possiamo ancora neanche paragonarlo ai numeri che avvengono in Cina. Soltanto nel Singles Day, che è il giorno in cui singolarmente avviene il maggior numero di transazioni in Cina e in tutto il mondo anche, e si va oltre, molto oltre, di più del doppio di tutto quello che è il Black Friday e il Cyber Monday in Amazon messi insieme. Quindi io direi, beh, assolutamente Michele ha detto i punti principali, perché vendere su Amazon e non su Facebook, per l'intenzione del consumatore, perché il consumatore cerca un prodotto su Amazon perché lo vuole comprare. Comunque su Facebook non avvengono ricerche di prodotti, possono avvenire ricerche di brand, perché magari cerchi la pagina social del brand. Su Google cerchi informazioni su quel brand, non cerchi il prodotto da acquistare. E fino all'anno scorso, mi sembra che questo dato sia aggiornato l'anno scorso, il 50% delle ricerche
di prodotti avveniva su Amazon, quindi Amazon ha rubato questo traffico a Google negli Stati Uniti, quindi è un trend in crescita, perché io mi ricordo, noi studiavamo questi trend, si era cominciati dal 15-20% nel 2014, nel 2015, quindi è un trend in evoluzione. Il consumatore si sta abituando all'idea di dove compro il prodotto, lo compro su Amazon. So che ci sono tantissimi brand, so che bene o male Amazon mi dà una protezione, so che bene o male la qualità è buona, perché se lo trovo sulla prima pagina, siccome ci sono milioni di venditori, perché al giorno d'oggi venditori attivi sono quasi 8 milioni, inattivi poi sono più di 20 milioni, quindi questo ti fa capire bene o male i numeri di Amazon sul marketplace americano, sul .com. Vabbè che la maggior parte dei venditori vendono sul marketplace americano. Poi, quindi, l'intenzione del consumatore che già sa di comprare, il traffico, tutta la protezione del brand che adesso sta migliorando, tutti i tool, gli strumenti che Amazon ti mette a disposizione, perché come diceva Franca, ma anche chiunque abbia mai sponsorizzato un prodotto su Amazon sa che hai non soltanto i deal, gli sconti, ma anche tutto l'advertising, che è molto più evoluto e immediato dell'advertising di Facebook per quanto riguarda la ROI del prodotto, perché su Facebook tu, è vero, hai molta più creatività. Questa è una cosa che Amazon sta copiando a Facebook adesso, perché infatti vediamo che Amazon sta inserendo più creative assets, quindi sta dando più possibilità ai brand, ai seller di mostrare video, mostrare esperienze interattive con il consumatore, di farlo arrivare appunto alla pagina dello store, che è come il sito web del brand su Amazon, quindi una piattaforma nativa all'interno di Amazon. E però per quanto riguarda ciò che spendi e ciò che ottieni è immediato su Amazon, proprio in termini di prodotti venduti. Su Facebook si può avere, è vero che si può avere, ma devi installare il pixel, magari la piccola azienda italiana non lo sa fare questa cosa, e probabilmente non lo farà mai, e magari utilizza Facebook o Google soltanto come una fonte di traffico, ma non sa quanto effettivamente sta monetizzando. Su Amazon metti il prodotto, bam, te lo spedisce, lo puoi anche spedire tu, e sai quanto l'advertising ti sta rendendo in termini di ritorno sull'investimento. E poi tutta un'altra serie di motivi, ovviamente, che con Amazon apri su un marketplace e puoi vendere quasi automaticamente su tutti gli altri marketplace, su tutti gli altri mercati, a livello internazionale, come dicevamo prima. E una volta che capisci come vendere in Italia, sai già come vendere anche negli Stati Uniti, devi soltanto cambiare la lingua. Ci sono ovviamente molti più strumenti a disposizione, però se capisci prima, come fa Michele, come vendere negli Stati Uniti, o come ho fatto io, perché ho cominciato con i cinesi a vendere negli Stati Uniti, poi vendere in Italia, in Giappone, è un gioco da ragazzi, devi esattamente soltanto cambiare la lingua, e devi anche preoccuparti di meno roba, perché gli Stati Uniti sono il marketplace più avanzato, con più tool, con più strumenti, eccetera. Quindi questa è la ragione per la quale vendere su Amazon oggi dà molto più ritorno rispetto a che approcciare questo business, l'e-commerce, magari su Google Shopping o su Facebook o Shopify. Shopify devi costruirti il traffico da te, e Shopify non ti dà nessuna pool of users, non ha degli utenti che vanno su Shopify a cercare, vanno a cercare il tuo sito, quindi devi farti il marketing da te. Amazon ti mette, è vero, sia davanti a tanti concorrenti, quindi ti mette insieme a tanti concorrenti, ma ti mette davanti a milioni di consumatori affamati, possiamo dire. Quindi poi quanto tu sei bravo ad apparire nel risultato in alto alla ricerca, poi quello dipende da te. La cosa buona è che in Italia non ci sono ancora così tanti concorrenti, quindi direi che è un marketplace abbastanza interessante al giorno d'oggi. Io vorrei dire semplicemente un'altra cosa riguardo, questa è una cosa importante, quanto capitale bisogna investire per cominciare a vendere su Amazon? Tecnicamente puoi anche investire 500 euro e aprirti il tuo account su Amazon e vendere accessori, ok? Tecnicamente si può fare. Quindi la questione del budget è una domanda che mi viene chiesta particolarmente, personalmente, molte volte, soprattutto non so se sapete di questa app Clubhouse, in cui adesso tutti gli americani ne vanno matti. Tra l'altro probabilmente cominceremo qualche room italiana per i venditori su Amazon, su Clubhouse, magari possiamo lasciare i contatti in basso, perché è molto interessante. E tutti quanti chiedono quanto devo investire. La domanda che mi veniva posta personalmente 3 anni fa era: posso cominciare con $5,000? Adesso posso cominciare con $10,000?
Quindi si sta aumentando la percezione di quanto budget ti serve per cominciare, il che è normale, perché più concorrenza, più tu hai a disposizione, più l'advertising è prepotente su Amazon e più soldi ti servono. E tutta una serie di regole che ci stanno dietro. Comunque si può cominciare con molto poco, però, come diceva Michele, ovviamente sostenere questo business poi è molto molto difficile se non cominci, io direi, con una ventina di migliaia di dollari. Perché hai bisogno di fare marketing prepotente e di sapere cosa stai facendo su Amazon. Bene, grazie Davide. Dunque, per scalare la classifica e salire sulle pagine, diciamo, Amazon ha questo anche metodo delle recensioni, si affida molto anche alle recensioni degli utenti, e come dicevi tu Davide, diciamo in precedenza, questo meccanismo è oggetto di diciamo di attacchi da parte di malintenzionati o venditori, diciamo, disonesti, che utilizzano delle fake review per salire in classifica. Ecco, visto che Franca è diciamo la Amazon specialist e magari si trova più spesso a scontrarsi con questo tipo di comportamenti. Ecco, diciamo, le chiederei di elaborare un po' su questo punto, cercando di spiegarci quanto effettivamente diffuso è questo problema e come possiamo fare per contrastare questo fenomeno. Sì, il problema è molto diffuso. Ovviamente Amazon nell'ultimo periodo sta cercando di mettere in atto tutto quello che, diciamo, è possibile per eliminare questo problema, che sono quelle le fake reviews, perché non solo crea un problema al consumatore, crea un problema anche ad Amazon come piattaforma in sé, perché comunque ne rovina quella che è la reputabilità del marketplace stesso. Inoltre il problema principale, uno dei problemi principali è appunto che come funziona questo mercato delle fake reviews. Vengono date delle parole chiave, quindi una persona comune entra, cerca su Amazon utilizzando queste parole chiave, compra e poi inserisce quella che è la fake reviews. Quindi l'algoritmo di Amazon di conseguenza pensa che il prodotto per quella parola chiave sia il prodotto ideale, soprattutto poi se è pompato da quella che è una review a 5 stelle. L'anno scorso Amazon ha cancellato 20.000 review, più o meno, e anche 4-5 giorni fa c'era proprio un articolo sulla BBC che diceva come sono stati trovati alcuni siti web che vendevano proprio fake reviews, e quindi o regalavano prodotti gratis che le persone comuni potevano acquistare, e veniva rimborsato il costo della transazione, oppure addirittura questi per ogni review veniva dato 5 pound o 5 euro, insomma, se in Italia o in Europa. Per questo io sostengo che una delle cose principali appunto è quella della registrazione del marchio su Amazon e utilizzare tutti gli strumenti che Amazon dà per proteggersi e cercare di differenziarsi rispetto a quella che è la concorrenza. E quindi sia per quanto riguarda le immagini corrette, sia per quanto riguarda il titolo, sia per quanto riguarda i bullet points, cercare proprio di evidenziare quelle che sono le caratteristiche del prodotto, quindi differenziarsi dalla massa e puntare appunto ad accrescere il marchio. Oltre al fatto che Amazon in questo momento, appunto essendo una piattaforma che viene ormai utilizzata da tantissimi milioni di clienti, credo, se non sbaglio, siamo intorno a 300 milioni di utenti in tutto il mondo. Questa è, insomma, un'ottima opportunità per attrarre nuove quote di mercato. In più c'è anche un altro settore che sta espandendo, che è quella degli influencer. Amazon dà agli influencer anche una percentuale, sulle vendite. Quindi comunque, magari anche pagando un influencer o anche non pagandolo, grazie a questi, è più facile che venga scoperto il proprio prodotto all'interno di varie nicchie di mercato, ecco. Grazie Franca.
Diciamo cerchiamo di stare entro l'ora, magari quindi con l'ultimo giro chiederei, partendo da Michele, delle storie diciamo un pochino più personali sulla, diciamo, che volete raccontare, legate alla vostra esperienza. E Michele mi diceva che insomma, conosce delle storie di gente che è partita da zero e effettivamente ha fatto numeri importanti, from zero to hero su Amazon FBA. Non so se vuoi condividere qualcuna di queste storie con il nostro pubblico. Sì, personalmente, come dicevo, io organizzo anche dei meetup nelle varie città, nei vari posti in cui mi trovo, punto molto sul al di là, proprio mi fa piacere conoscere altri seller e venire a conoscere altre esperienze. Ho avuto modo di vedere anche attraverso appunto queste conoscenze quanto Amazon sia un'opportunità ancora oggi. Come diceva Davide, qualche anno fa, realmente con meno capitale e con anche meno conoscenza, meno sforzi, meno investimenti, si poteva veramente far bene. Allora, io personalmente ho un amico slash mentor, un mio amico di Londra, probabilmente la prima persona con cui ho fatto amicizia tramite meetup regolari a Londra, che appunto con un socio soltanto, due ragazzi inglesi, credo abbiano un anno più di me o qualcosa del genere, 30 anni, 31 anni, qualcosa del genere, hanno iniziato quando avevano 25 anni, scelto la nicchia giusta, quindi prodotti di nuovo all'epoca non in una nicchia non competitiva con alta domanda, oggi ultra competitivi, non ci si potrebbe neanche provare. E nel giro di adesso, credo sono arrivati a 6 anni, hanno superato l'altro anno, grazie appunto alla crescita dovuta alla pandemia, cosiddetto threshold delle 8 figures, quindi stanno ampiamente sopra le 8 figures. Questo di nuovo non credo che nessun sono veramente pochi ragazzi italiani, ad esempio inglesi, che hanno creato un business 5 anni fa e sono oltre 10 milioni di fatturati annui vendendo. Questo mio amico personalmente vende in tutto il mondo, letteralmente su tutti i marketplace Amazon. Questo per dimostrare come chi iniziava all'epoca mettendoci giusto impegno, sforzo, ovviamente un pochino di capitale, potuto vedere dei risultati enormi. Oltre a questo, non so, per fare un esempio di quanto comunque l'opportunità è ancora presente, semplicemente va cambiato l'approccio, vanno cambiate le skills necessarie. Un tipo di approccio che io personalmente sto replicando adesso, ispirato da di nuovo altri amici, altri seller che ho conosciuto nell'ultimo paio d'anni: è possibile ancora entrare in qualunque nicchia di mercato su Amazon, non necessariamente. Questa è un po' la visione che credo che sulla maggior parte dei canali italiani è ancora presente, voglio dire quei canali YouTube che parlano di Amazon FBA, ed è una visione un pochino superata, che vendere su Amazon significa semplicemente fare il cosiddetto flipping, cioè prendere dei prodotti sul mercato come la Cina, normalmente la Cina, in cui si possono comprare a prezzi piuttosto bassi e rivenderli in Europa o negli Stati Uniti per un prezzo più alto. Questo è sicuramente il modello prevalente. Però, appunto, cioè, l'opportunità è ancora lì, e per chi è un po' creativo e ha conoscenze avanzate o attitudine al branding, al copywriting, è ancora possibile fare di nuovo numeri interessanti, anche con relativamente poco. L'esempio più lampante è inventarsi prodotti, cioè partire da zero, non guardando cosa potrebbe vendere e cercandolo in. Scusami, non guardando cosa sta vendendo e cercando di differenziare un'offerta e creare un prodotto nuovo trovandolo in Cina, ma vedere cosa non esiste sul mercato, conoscendo una audience specifica. Quindi qui c'è già un approccio diverso rispetto alle skill di cui parlavo prima, si inizia a parlare più di vera e propria capacità di ricerca di mercato, costruzione di una audience, nurturing di questa audience, e poi comprensione di prodotti che una audience sarebbe interessata a comprare, e poi crearlo da zero. In questo caso si apre tutto un nuovo capitolo, che è quello della protezione della proprietà intellettuale, non solo trademark, ma proprio i brevetti veri e propri. Penso personalmente, nel mio network, conosco almeno un paio di persone che hanno fatto questo, hanno creato prodotti da zero, in diverse categorie, prodotti che non esistevano e che dopo che loro li hanno creati hanno iniziato a copiarli, ma grazie appunto al vantaggio di essere i first mover, i veri e propri inventori, non i veri e propri inventori, hanno avuto un grossissimo successo. Come hanno fatto? Facendo il cosiddetto. Ci sono diversi termini, però il cosiddetto social listening, vedere di cosa parlano le persone, cosa le persone desiderano che non è sul mercato, a cosa anelano a comprare. Questo è semplicemente per dimostrare, magari oggi non puoi vendere cover del cellulare su Amazon, né su .com, né su .it, è più troppo competitivo dappertutto.
però se ci metti impegno, sforzo, tempo, che ovviamente capitale, è ancora possibile creare redditizia, perché di nuovo su Amazon c'è domanda, c'è traffico, e il traffico si può vedere per cosa è questo traffico, le keyword esprimono un desiderio di acquisto, quindi sta tutto nel captarle. È un approccio più creativo, prende più tempo sicuramente, però è ancora possibile. Tra un paio d'anni ci sarà probabilmente qualche nuovo, se rifacciamo questa intervista tra un paio d'anni probabilmente potrò raccontare qualche nuova dinamica di cui neanche potrei immaginare oggi, per dare un po' di esempio. Grazie Michele. Abbiamo capito che sicuramente è un mondo pieno di opportunità, ma altrettanto ricco di, diciamo, di tra virgolette trappole, o comunque di cose da conoscere se vuoi fare bene questo mestiere, se vuoi iniziare a vendere e sviluppare un business partendo da zero. E, Davide, diciamo, con il suo lavoro ha una certa esperienza in diciamo aiutare le persone a ottimizzare sia le vendite sia diciamo tutta la parte più legata all'advertisement e alla promozione. E, non so se vuoi darci magari qualche dritta, qualche consiglio su come ottimizzare questi processi per arrivare, insomma, a fare un buon lavoro, ecco. Guarda, questa domanda calza a pennello, perché proprio in questi giorni o nelle ultime settimane c'è proprio uno shift, c'è un cambiamento proprio del mindset, del pensiero dei venditori di alto livello, di quelli che hanno più esperienza, insomma. Se mi avessi chiesto la stessa domanda un anno fa o qualche mese fa, ti avrei risposto con tutto l'ambaradan di tutti gli elementi che ti influenzano, l'A9 algorithm, quindi l'algoritmo di Amazon che fa apparire come search engine optimization, come search engine, al primo posto il tuo prodotto o il prodotto del tuo concorrente. Quindi ti avrei detto le review, le parole chiave, eccetera, eccetera. Sai, le immagini, il prodotto, il prezzo, i discount di qua, di là, eccetera. E quello che ti dico adesso invece è una cosa che non abbiamo specificato abbastanza finora, è stata detta penso brevemente da Michele: trova la nicchia, la giusta nicchia di mercato. Per questo motivo che adesso su Amazon ci sono talmente tanti venditori e talmente tanti utenti e compratori su Amazon, devi appunto focalizzarti sulla nicchia, perché se ci sono 300 milioni di utenti su Amazon, penso che sia forse anche di più, e devi appunto focalizzarti sul capire chi è il tuo customer avatar, come si dice adesso nel nostro networking di persone degli Stati Uniti, quindi consumer avatar. Chi è il mio target audience? Cosa vuole? Come si veste? Cosa pensa? Che alla fine è lo stesso discorso di ciò che ci insegnavano nella scuola di marketing, quando facevamo le 4P di Kotler, capire il prezzo, il prodotto, il consumatore, tutto quello che sta nella mente della persona alla quale tu vuoi vendere. Quindi questo marketplace di Amazon si è evoluto in maniera esponenziale, poi soprattutto grazie, come diceva Michele prima, tramite la pandemia è aumentato di più del 50% rispetto alle previsioni di Amazon stessa. Adesso non mi ricordo i numeri, ma abbiamo fatto l'articolo, l'abbiamo messo sul nostro blog, quindi è cresciuto di tanto, sia in termini di advertising spend, sia di revenue per i venditori, che anche di Amazon, che infatti i valori delle quotazioni di Amazon stanno andando fino alle stelle. Quindi per quanto riguarda posizionare e vendere i propri prodotti su Amazon, bisogna sapere a chi si sta parlando prima. Poi da lì a cascata viene automaticamente ciò che tu metti nel titolo, come tu targetizzi le keyword, come mostri la pagina all'utente finale, che tipo di comunicazione utilizzi con immagini che possono esprimere un lifestyle o un altro, perché appunto ti riferisci a un diverso tipo di consumatore. Tra l'altro Amazon mette a disposizione sempre, per parlare di quello che Amazon fornisce ai venditori, un sacco di tool tipo A/B testing, puoi testare questo, puoi testare quell'altro, sul titolo, sulle immagini. Adesso per quanto riguarda il prodotto, una cosa che non è stata menzionata perché è molto nuova questa qua, Amazon in realtà sta lanciando un crowdfunding program per i seller, quindi tu puoi mettere la tua idea di prodotto all'interno di questa nuova piattaforma di Amazon che sta venendo fuori e vedere effettivamente quanti backers, quindi quanti pre-compratori avrai,
Quindi non hai più bisogno di utilizzare un crowdfunding o di magari cercare di identificare il prodotto giusto, lo metti su quella piattaforma di Amazon e poi ti daranno i risultati finali. Questo per dire che Amazon in realtà ha sempre voluto essere l'asso pigliatutto, da sempre. Ha sempre voluto eliminare il middleman, l'uomo di mezzo. Le agenzie non le sta eliminando, perché infatti c'è tutto un intero team di Amazon dedicato alla partnership con le agenzie come noi. Prima stavano provando a eliminarci, ma non gli fa bene. Però tutti quelli che sono altri servizi esterni li stanno eliminando, si stanno acquisendo. Competitors ha acquisito 3 giorni fa il maggior competitor di Shopify, adesso non mi ricordo il nome. Comunque si sta muovendo in questa direzione. Amazon, se vi ricordate, ha cominciato vendendo libri. E il maggior competitor era Abbey Books, che era una compagnia inglese. L'ha acquisita, non mi ricordo in che anno, forse nel 2010, 2012, quello che è. Però Amazon sta diventando prepotentemente il numero uno a livello globale nel mondo occidentale. Poi adesso abbiamo anche Amazon Live, quindi un sacco di features che adesso non abbiamo il tempo di discutere, però sapete. Quindi sarebbe interessante magari vederle in un prossimo episodio, magari. Certamente. Beh, torniamo alla sezione magari Amazon Made in Italy, diciamo, per chiudere questo video, visto che forse, insomma, visto che diciamo siamo in Italia e qualcuno dei nostri ascoltatori magari potrebbe diciamo, iniziare a fare queste attività, allora quindi magari potremmo dargli qualche storia di successo relativa magari a qualcuno che nell'esperienza di Franca ce l'ha fatta. Sì, allora oggi abbiamo quella che da qualche anno in realtà c'è già, quella che è la vetrina Made in Italy. Più o meno sono 2000 le piccole medie imprese italiane che sono sulla piattaforma. È molto interessante perché poi la piattaforma stessa del Made in Italy, diciamo la sezione Made in Italy, è suddivisa anche per regione. Il problema principale che ho incontrato, diciamo, nella piattaforma un po' anche Made in Italy è che appunto, come dicevamo, molti inseriscono i prodotti con una misera descrizione sia del prodotto sia dei vari contenuti in generale, e quindi questi non vengono neanche indicizzati, è comunque difficile da trovare, non è ben chiaro esattamente cosa stia vendendo, oppure magari non utilizzano quella che è FBA, ma spediscono loro direttamente con costi alti anche per quanto riguarda la spedizione. Quindi anche questo è un ulteriore strumento che è stato potenziato anche grazie appunto all'Agenzia per il Commercio Estero italiana, per agevolare quelle che sono le PMI italiane, sia anche per quanto riguarda il design, il fashion, non semplicemente per quanto riguarda anche solo il food, diciamo. Per questo io vorrei che appunto anche le aziende italiane, le piccole e medie imprese italiane, si facciano parte di questa nicchia che è molto conosciuta, anche perché comunque il Made in Italy è sempre stato apprezzato. Io ci ho fatto anche la tesi della specialistica sull'export Made in Italy e sul fatto che appunto stia comunque aumentando di anno in anno, e nonostante la forte globalizzazione, nonostante i competitor primis cinesi eccetera, comunque il Made in Italy è un brand, diciamo, riconosciuto, dove comunque a livello mondiale si caratterizza per la qualità anche dei prodotti in vari settori. Per quanto riguarda invece per esempio, per quanto riguarda le startup, perché io adesso mi occupo principalmente di startup americane, per esempio uno dei miei clienti da poco è stato comprato dopo solo 4 anni, anche grazie ad Amazon, insomma, alla diffusione del prodotto sia in Europa che in America, è stato adesso comprato dalla multinazionale europea, quindi comunque anche in pochi anni, diciamo, questo è avvenuto. C'è veramente uno spazio enorme e una quota di mercato che è ancora lì pronta, insomma, a essere conquistata. Bene, grazie a tutti, è stato molto interessante e speriamo di aver fatto un buon servizio ai nostri ascoltatori. Sicuramente sono
temi in evoluzione che richiederanno poi più avanti un aggiornamento, quindi l'invito resta sempre valido. Vi invito a mettere like, commentate e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.